prossimo video, ragazzi. Prima di lasciarvi al video, come vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivando la campanella delle notifiche e lasciate tantissimi like per questo video, ragazzi. E iscrivetevi soprattutto al mio nuovo canale LionGS2, ragazzi, dove porterò tantissimi vlog, tantissimi challenge, soprattutto estivi e video estivi. E con questo video vi divertirete tantissimo. Adesso non ho fatto ancora il primo video, quindi non vi cercherà il canale proprio YouTube, però quando farò il primo video vi avviserò del canale, lo metterò proprio nel iscrivetevi anche a questi canali nel mio canale. Ragazzi, oggi volevo parlare soprattutto di Castello Corallo. Hanno fatto il nuovo aggiornamento. Sono stato assente diciamo per 2 settimane, ovviamente, perché sono andato in vacanza. Però non perdiamoci in chiacchiere e prima di andare a vedere Castello Corallo e voglio farvi vedere proprio lo shop di oggi. Allora, abbiamo la nuova skin, ragazzi, eccola qui, Bill l'umano, con oltre 4000 combinazioni stilistiche. Poi, amici gelati, svegliati, eccolo qui, il mio mondo, Rolly, Last Forever, bundle derivestiva, ragazzi, skin molto bella, della stagione 9. Poi abbiamo sempre Bryce 3000, anche questa è una skin molto ben fatta. Ok, poi abbiamo Turbina, ordinare amministrazione, ok, della stagione 9, da 500 V-Bucks e segna punti. Vediamo questo video oggi come sarà. Bene, 3, ragazzi, il voto di questo video è 3. Riproviamo, il voto di questo video è... ok, 8, ci accontentiamo di un 8, sì, buono un 8. Poi abbiamo ovviamente il bundle Gamora, ragazzi, no, non lo so come si pronuncia. Però io ho visto un po' di Guardiani della Galassia, però diciamo la skin non è proprio uguale. Però forse dovrebbe rappresentare i fumetti, proprio come ha detto Mattex. Poi abbiamo il piccolo, ci sono degli dei, tavola, ci sono degli dei. Poi è ritornato ovviamente Star-Lord dopo tantissime stagioni, però non è ritornata ancora in maniera quella lì. Poi abbiamo tantissimi pacchetti e infine la di Fortnite di agosto. Ok, ragazzi, che dire, hanno fatto proprio questa lobby, hanno messo proprio questa lobby. Poi io vi aspetto soprattutto nel video di domani, che proveremo proprio questa modalità, il ponte è sotto attacco, sarebbe impostori, bellissima, c'è anche il trailer, adesso ve lo faccio vedere perché non l'avevo visto. Il ponte è sotto attacco, richiesti agenti per completare incarichi e tenere il ponte al sicuro, collabora, identifica gli impostori che cercano di sabotare la missione. Sarebbe Among Us però in Fortnite. Ed ecco il video, ragazzi, domani ci sarà proprio il video su questo. Ecco il trailer, diciamo, di questa. Ecco qui la dottoressa Sloan. Ok, l'ordine immaginario. Bellissimo, ragazzi, questo trailer. Questa è la tipo quarta volta che vedo, perché è troppo figo, troppo bello, ragazzi. Ma da quando Jones ci ha traditi è chiaro che non ha... Ecco qui. Oh mio Dio, ragazzi. No, c'è l'impostore, no. Aspetta. Ok, ragazzi, no. Ok, eccolo qui. E questo è il trailer. Che dire, adesso andiamo in laboratorio della battaglia per vedere il nuovo aggiornamento e come è cambiata Castello Corallo. Eccolo qui. Adesso non atterreremo proprio a Castello Corallo, però prendiamo prima qualche arma e poi andiamo. Guardate qui, ragazzi, l'UFO è atterrato proprio, diciamo, è proprio questa scia, sta proprio su Castello Corallo. Con qualche aggiornamento dovrebbe cambiare nome, se non mi sbaglio, si dovrebbe chiamare ad esempio Rovine Corallo, non lo so, come dicono molti youtuber e soprattutto molti Belix, varie cose, ragazzi, e varie news. Adesso non prendiamo armi, tanto siamo il laboratorio della battaglia, non dobbiamo combattere contro nessuno e andiamo a vedere proprio come è cambiato Castello Corallo. Secondo me hanno fatto proprio bene a fare questo aggiornamento e a cambiare Castello Corallo, perché Castello Corallo è da un po' di tempo, da quando l'hanno aggiunto ci andava più gente, però dopo un po' di tempo, diciamo quest'estate, non ci andavano molte persone, quindi per farci andare più molte persone, per non togliere questa città che sarà ben fatta, hanno voluto mettere, diciamo, cambiarla e farla diventare ancora più bella di com'era. Ok, ragazzi, ecco qui, andiamo. Come si diceva nell'estate scorsa, che questa era proprio la città di Aquaman e doveva arrivare proprio il boss Aquaman, però alla fine non è arrivato. Poi, ragazzi, probabilmente in questi giorni ci sarà una live dopo 2 mesi. La programmerò, quindi vi dirà quando sarò in live.
live proprio YouTube e non so se faremo le sfide per sbloccare la skin di Superman, perché io ancora le devo sbloccare, o faremo ovviamente una normale live di partite. Ok ragazzi, andiamo qui, siamo proprio vicinissimi, guardate quanto è bella questa cosa ragazzi, siamo vicinissimi, andiamo, ok, prendiamo il motoscafo, andiamo, ok. Ok, andiamo ragazzi, guardate qui, questa è la prima volta che la vedo, quindi è un'anteprima per me ragazzi, cioè è la prima volta che la vedo, ok. Oh mio Dio ragazzi, è molto 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 più bella di prima ragazzi, guardate qui Castello Corallo, guardatelo, guardate questa città ragazzi, guardate come è diventata cratere, tipo tutti questi crateri, queste piccole piattaforme, proprio come avevo detto nello scorso video, non mi ricordo molto bene. E ecco qui ragazzi, guardate qui che volano, quella dovrebbe essere una barca. Ok ragazzi, visitiamo un altro po' la città, molte cose ovviamente non sono cambiate, una specie di laghetto, e poi non c'erano tipo queste che erano ancora più illuminate ragazzi, eccole qui. Mi sono messo l'alino proprio per l'occasione di questa stagione, questa giornata. Adesso facciamo un po' di mazz e saliamo, voglio salire proprio su questa specie di piattaforma, ecco qui ragazzi, saliamo, ok, eccoci qui ragazzi, eccola qui, bella questa piattaforma, questo dovrebbe far volare, però lo prendiamo dopo, ok, prendiamo questa R, eccolo qui ragazzi. Ecco, questa dovrebbe essere una nuova piattaforma, forse non c'era, oppure l'hanno messa direttamente qui sopra. Eccolo qui, ragazzi. Ecco, ovviamente qui ci sono le cascate, varie cose, e guardate qui. Eccolo. No, ragazzi, quello l'hanno illuminato, se non mi sbaglio. Ok, ragazzi, guardate, bellissima. Bellissima questa nuova città. Scrivete qui sotto nei commenti se vi piace, ragazzi. Che dire, ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Come vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Lasciate tantissimi like per questo video. Scrivete qui sotto nei commenti se vi piace, se vi piacciono questi tipi di video o volete altri tipi di video, ragazzi, io li farò. E se vi piace questa nuova città, proprio Castello Corallo. Noi prendiamo proprio questa cosa, boom, ok, non fa volare ragazzi, ci abbiamo perso anche vita, non lo so, proviamo invece questa, beh, questa è una jump, apriamo questa chest e che dire, spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, e noi ci vediamo in un nuovissimo video, ciao ragazzi, ci vediamo nel video di domani, che giochiamo per la prima volta in quella modalità impostori, proprio come abbiamo visto dal trailer, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!